Nell'ambito di Rapallo Città Europea dello Sport 2014, la città ha ospitato una a due giorni di alto livello dedicata alla ginnastica artistica. Presenti tre nomi di prestigio per la categoria, Giulia Volpi, Adriana Crisci ed Enrico Pozzo. Allo stage hanno preso parte istruttori, società e singole ginnaste dal livello base a quello agonistico. Allora abbiamo detto, perché no, chiamiamolo polvere di magnesio, che riprende il titolo del libro scritto da Ilaria Leccardi, che era qui presente con noi, dove si parla un po' della storia di tutti i ginnasti, perché il magnesio viene utilizzato per parallele, è un po', diciamo, è quella polvere bianca che vediamo, no? Che vedete quando sale su parallele, che c'è proprio la nube, è magnesio, si mette per non scivolare. Numerosi giovani ginnasti si sono esibiti e allenati in un fine settimana ricco di emozioni, divertimento e insegnamento curato dalla società Ginnastica Rapallo. È una manifestazione veramente di livello, io la sto seguendo con interesse, perché vedere questi giovani futuri atleti, ginnasti che si impegnano e faticano realmente su queste pedane è un piacere. A condurre lo stage Adriana Crisci, atleta nazionale tecnico federale, e Giulia Volpi, ex atleta nazionale e coreografa. Con le spalle vediamo delle ragazzine, sono promettenti? Sì, sì, molto, e hanno tanta passione, è quello che spinge i ragazzi e le ragazze a intraprendere questo sport, perché è faticoso, però dà tante soddisfazioni, emozioni, però quello che fa muovere tutto è la passione. Già la seconda volta che vengo a Rapallo, collaboro già da qualche mese con la ginnastica Tiguglio e con Elena Orlandazzi, che è la responsabile. È un ambiente sereno, operativo, per me è sempre un piacere venire qua a Rapallo. Cosa diciamo a queste ginnaste piccole? Di continuare a saltare fino a quando ne hanno voglia.